Match giocato su discreti ritmi sin dall'avvio. Di Lullo ci prova dal limite, tiro deviato da Comotto e palla a lambire il palo. L'area canadese si scuote e prende il possesso della metà campo. Al 19° Traini serve Galli, il quale appoggia per la corrente Gigli, conclusione rasoterra respinta da Vescio. Poco dopo Traini sguscia sulla destra e sfugge a Maresca, cross sul primo palo sul quale si avventa Galli che di testa spedisce sul fondo anticipando l'avversario. Al 32° si sblocca il risultato, di Giulio serve Traini che da 35 metri lascia partire un fendente di destro che va ad infilarsi nel set, letteralmente imparabile e partita spezzata. Ancora una bella combinazione di Giulio Gigli, piattone del trequartista deviato da Vescio, ma è tutto inutile visto che si trattava di offside. Poco prima del riposo Saltarin cerca Cantoro, la cui deviazione termina alta. Ed in pieno recupero Gigli offre uno splendido assist a Marolda che si invola e scarica un sinistro che tra la disperazione generale termina a lato. Ripresa, la Recanatese insiste, ancora Marolda sfugge sulla sinistra, non rischia il tiro e preferisce l'assist a Galli che non ci arriva. Pericoloso ancora Saltarini slalom, ma il tiro dell'under è ribattuto da Verdicchio, che resiste in campo nonostante una botta subita nel primo tempo da Ibe alla spalla sinistra. Al 19° irresistibile di Giulio sulla fascia, traversone per Matteo Agostinelli che colpisce la traversa. Il raddoppio attesissimo arriva al 22°. Scartozzi in profondità serve Traini che difende palla sul legnoso Natalini, poi si gira e batte Vescio per la sua personale doppietta. L'area canadese potrebbe arrotondare ancora con Matteo Agostinelli prima di un paio di situazioni minacciose create da Ibe sotto porta. Marolda al 41° manca la soddisfazione personale, ma sono solo dettagli. I leopardiani vincono e convincono arrivando alla sosta in una posizione tranquillizzante, divertendo e divertendosi. I tifosi quasi non se lo ricordavano più.